Attenzione, il seguente video contiene immagini ad alto tasso di nonsense. Si consiglia la visione accompagnata da genitori adulteri e sbarra o da Davide Mengacci. Alcune risposte che in apparenza potranno sembrarvi evasive in realtà lo sono. Aerare il locale prima di soggiornare può avere effetti collaterali anche gravi, compresa la morte. Se il problema persiste, contattare il veterinario e il CC The Cat. Non piangete per me, sono già libero. E adesso qualcosa di completamente diverso. Perché YouTube? Beh, vi potrei rispondere: perché no? Perché rinunciare ad elargire al mondo intero una sferzata energetica di creatività, eh? Poi ormai lo sanno tutti. YouTube è la piattaforma del futuro! Finalmente qualcosa bolle in pentola. E non mi riferisco alla soglia o alla lessa che stanno preparando in cucina. Ci stiamo mettendo tutto il nostro entusiasmo! Anche se c'è ancora tanto da fare, eh? Ma molto da fare. Abbiamo trovato una YouTube infestata di vlogger sfigati e proliferante di smargianti parrucche ammaccate. È arrivata l'ora di risvegliare il pubblico di YouTube con una forma di intrattenimento nuova, giovane, fresca, sì! Cortometraggi, webseries aggiornate e tant'altro! Collaborazioni con i grandi big di YouTube! Ragazzi, la mia di base è questa. Vai, vai. Poi se mi farebbe veramente piacere se voi deste, non so, qualche idea vostra. No, veramente, cioè, non ho proprio idea dove. No. Io penso tutti quanti. Cioè, no, Massimo pure. No, Massimo, ma, che pensi? Non so, ti potresti mettere il cappotto. Raga, io direi che qua noi dobbiamo litigare, litighiamo, magari facciamo facciamo sta scena con le armi, no? Sì. Prendiamo tutte ste armi e ce le appizziamo nei reni, nelle mani. Sì, scanniamo. Vuoi dire qualcosa? Sì. Ah, non è che perfetto. Io direi che Massimo. Tipo, tu puoi colpire Massimo. Ah, sai che posso fare? Sentire Massimo che posso dire Massimo col coltello. Lui si accascia. Sì. E come se. Come muore. Muore. Si fa male. Si fa male. E capito? Cioè noi siamo tutti fatti male, cioè abbiamo le ferite perché si è ingessato qualcuno in testa. Perché non vogliamo che ci meniamo come la scena di prima. Allora io ti dico, allora tu, tipo compriamo 20 euro di bende, no? 1000 euro!
E no, facciamo così, Sergio, facciamo che tu arrivi all'improvviso, no? Tutto esaltato, e fai che dici, facciamo 1000 euro! Ottimo Bloody Mary! Buongiorno a tutti, sono Charles di Three Frames. Sono qui per rispondere a questa semplice domanda. La Three Frames Tube Production, grazie ai suoi mezzi a disposizione, i suoi magnifici mezzi, i suoi grandi mezzi, realizzerà al più presto una serie di cortometraggi. Non perdetevi, mi raccomando. Non li puoi fare, glielo sto dicendo da un certo che li possiamo fare. Li possiamo fare perché non dovremmo. Abbiamo gli attori, abbiamo le idee e abbiamo i mezzi. E la 5D. La 5D sì. Eh? Non abbiamo la 5D, allora, ma abbiamo comunque una macchina molto rispettosa. La 5D, cosa fa? Il pubblico di YouTube è sempre molto attento. Molto? Attento! Scusa. Alle web series. Ed è per questo che le menti degli sceneggiatori eccelse della Three Frames. Le menti moderate della Three Frames Tube. Le menti della Three Frames Tube Production hanno immaginato per voi una web series innovativa. Oh, la web series innovativa! Grazie. Iscrivetevi al canale per novità. Ma chi si iscrive? Iscrivetevi al canale. È gratis. Io non c'ho una lira. Ma gusto la crisi, ma tu capisci? Non c'ho una lira. Iscrivetevi al canale. Non costa niente. Costa solo 5 euro. Non so chi le dice. Non so qua cattaggio niente. E i pomodorini? Ma quali pomodorini? Chi devo pierno? Chi devo pierno? Non date gli ascolto. La facciamo la web series. La facciamo. Chi sta a fare web series? Ah, fa. Guarda che dice, chi sta a fare? Bom, 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 bom. Perché stai mangiando una banana? Perché è buona! Bella! Oh, bella! Bella, Darie! Oh, bella, regà! Che si dice, regà? Oh, per forza, stasera c'è sta la festa di Marconi al centro, andiamo là! Ci andiamo? Sì, sì, andiamo. Andiamo e chiamiamo pure il fra. Cioè, tiriamo su un piccolo. Dai, ve prego, facciamo un macello. Voglio gente che piscia per strada e che vomita su contro le finestre. Cioè, voglio vedere il panico. Chiamo tutti, chiamo il Sig, chiamo il Frappa, chiamo il Cresta. Oh, Quincy, raga. Quincy è una cifra, non lo vedo, Quincy. Qui. Che fine ha fatto? Io ho un mese che lo cerco. Matteo Quincy, quanti Quincy conosci te? Quincy, dove sta? No, aspetta, perché praticamente Matteo è partito. È partito o sta lavorando? Allora, lui è partito Mentre lavora, cioè lui praticamente guida. E ha appoggiato il portatile sul cruscotto E mentre guida lui esce. Sì, ma dove sta? Dov'è Quincy? E allora Quincy adesso attualmente a Siracusa. A Siracusa o a Napoli? No, in realtà è a Milano. Berlino, ma regà, c'è stato. No, è andato. Guarda, in realtà è difficile perché. Cioè, è tipo l'asse Roma-Berlino-Tokyo. Solo che al posto di Tokyo lui... C'è sta Siracusa. E Napoli. Avevi ragione. Ovvio che avevo ragione. Non è poi tanto ovvio dopo tutto quello che ho passato. Hai passato ciò che dovevi passare, evidentemente, no? Diciamo che è servito tutto. Salve e benvenuti a Corso di Cazzotti del Dottor Johnson. Dopo 2 anni di inattività, riprendiamo le nostre lezioni.
critica Pulp Fiction è come critica la propria mamma. Cioè, io c'ho, se ha uno lì garbatino, io ho la mamma puttana, perché non è possibile. Ciao gente, sono Giacomo su YouTube Tris81 e oggi vi parlerò di tecniche di ripresa. Azione, volevo dire, sigla. Time, weather, action.